Buongiorno a tutti, da nome mio della Plavi Servizi. Oggi ci troviamo qui a Mel, in provincia di Belluno, un piccolo paesetto di tutto sotto forma medievale dove ogni anno si tiene la fatidica sagra delle mele a Mel, che ospita migliaia di persone ogni anno. Cosa dire, oggi siamo qui presso il municipio. Abbiamo appuntamento col sindaco, volevo fare due parole appunto per le pubbliche amministrazioni. Sappiate che per quanto riguarda tutti quanti i listini che ci sono per quanto riguarda la telefonia. Buongiorno Daniel. Buongiorno Elvis. Siamo qua in diretta su. Eccolo qua. È arrivato anche il mio parole cavaliere. Per i listini della telefonia fissa, anche riguardo alle pubbliche amministrazioni, Telecom Italia ha effettuato un aumento per quanto riguarda i canoni. Quindi chi se qualche ente pubblico, tipo comuni o altro, case di riposo che siano, gestite magari dal comune, piscine, che ne so, abbiano una domanda in merito, sappiate che siamo disponibili e quindi avete la possibilità di trovare delle soluzioni alternative che facciano comunque risparmiare e abbattere i costi. Diciamo che le pubbliche amministrazioni avrebbero diritto alle convenzioni Consip, non tutti ne fanno parte e perché bisogna fare domanda presso il portale apposito e tanti non hanno aderito o per non conoscenza o per altri motivi e quindi consigliamo eventualmente ad aderire attraverso il portale. Se avete bisogno delle dritte siamo qua disponibili anche per quanto riguarda il comparto energia elettrica e gas. Soprattutto per l'energia sappiate che per quanto riguarda la parte Consip è stato siglato un accordo con il gestore per quest'anno, è stato vinto l'appalto dal fornitore Dolomiti Energia, tra l'altro anche il nostro fornitore peraltro. E mentre per la parte gas adesso non ho idea di preciso, ma sembra che sia un fornitore di Roma di cui non mi ricordo il nome, però se anche lì ci fosse la possibilità di scendere sotto queste tariffe l'ente in questo caso può scegliere di andare dove vuole senza passare per Consip. L'importante è che venga certificato che le tariffe siano inferiori a quelle proposte da loro, perché sennò va sotto a delle sanzioni, diciamo, tutto qua. Questo per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni che noi per quale servizio noi lo svolgiamo gratuitamente in termini di pubblicità sul territorio. Bene, da me è tutto, adesso andiamo a fare l'appuntamento. Elvis, buona giornata e il buon Daniel vi augurano una buona giornata. Ciao.